Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi rispondiamo a un'altra delle vostre domande a tema libri. Ciao, a me piacciono moltissimo i tuoi video sui libri. Grazie mille. Sono sempre in cerca di nuovi spunti. Mi dispiace che alcuni non siano più visibili. Dispiace molto anche a me, purtroppo alcuni, diciamo un po' per errore, sono stati cancellati. Ma li rifaremo, quindi se avete qualsiasi tipo di domanda a tema libri, lasciatela giù nei commenti che arriveranno nuovi video. Per la rubrica che proponevi, ti chiedo se puoi consigliarmi libri con attività, tipo mio figlio ha ritirato fuori il libro dell'Avvento aspettando il Natale, quello con l'elfo natalizio, perché ha voglia di rifare le varie attività. Conosci libri simili, però non natalizi da proporre il resto dell'anno? Grazie mille. Grazie a te. Allora, innanzitutto ti consiglio, forse lo avrai già visto, di guardare il video che ho dedicato ai libri gioco. Ve lo lascio qua, nelle schede giù in descrizione del video, perché lì c'erano tanti libri, con diverse attività. I libri gioco sono libri che appunto sono gioco, quindi di vario genere, e lì sicuramente trovi qualcosa, ma adesso magari te ne consiglio 5 più nello specifico che possono piacere. I libri gioco, i libri con attività sono amatissimi da tutti i bambini e ci sono per tutti i gusti e tutte le tipologie. Partiamo. Il primo libro che ti consiglio è questo, il libro Scaccia Noia, quindi un libro proprio con tutta una serie di attività pensate per l'appunto per scacciare la noia. Ce n'è di vario tipo e quindi sono libri perfetti per essere portati anche, non so, al mare, spiaggia, un po' dappertutto, alle cene al ristorante, cioè quando il bambino appunto si annoia. I miei figli adorano questa tipologia di libro, li regaliamo spesso ai compleanni e sono sempre apprezzatissimi. Questo in particolare è molto carino, ma giù comunque di tutte queste tipologie ve ne lascio una sfilza infinita che potete andare a guardare e vedere se c'è qualcosa che interessa ai vostri figli, perché ci sono declinati per tantissimi argomenti, cioè sui dinosauri, sul cantiere, sulle bambole, quello che volete, quindi questo è molto trasversale. Un altro che vi consiglio, ed è il mio preferito, ve lo faccio vedere, adesso qui ve ne faccio vedere uno che è molto nel mio stile, molto femminile, che è questo. Where is Clarice in Paris? Dov'è Clarice a Parigi? Questi sono libri di attività, quelli in cui aguzza la vista, bisogna cercare all'interno delle varie illustrazioni, questo è magnifico, le cose scritte qui, quindi si perde un po' di tempo. Di questa tipologia, questo è magnifico, ma chiaramente molto molto femminile, ha delle illustrazioni stupende, tra cui la mia preferita è quella ambientata nel negozio di fiori, che è spettacolare. Di questa tipologia ci sono per il bosco, c'è quello con i dinosauri, c'è quello sul teatro, ce ne sono tantissimi. Questi sono più libri interattivi in cui si deve un po' andare a cercare, però anche questi consigliatissimi e amatissimi da tutti i bambini. Un'altra tipologia che consiglio sono i libri con gli adesivi. Ce ne sono alcuni in particolare, secondo me molto molto belli, divisi per, diciamo, c'è il cantiere, c'è per esempio quello appunto sul teatro che è stupendo, c'è la casa delle bambole che è magnifica, c'è quello ambientato al mare, in cui si devono ricostruire degli ambienti. Attenzione, non sono libri semplici perché comunque gli ambienti vanno ricostruiti con una certa cura e i libri non sono economicissimi. Poi rimangono perché c'è una storia, quindi secondo me ottimi anche per insegnare al bambino un pochino la cura che io ripeto sempre per gli oggetti, per le attività, fare le cose in un certo modo e non buttate là a casaccio. C'è poi un'altra tipologia di libro che è quello in cui si deve grattare l'attività. C'è il calendario dell'Avvento, questo di Ippocampo, per esempio, che è stupendo, bellissimo, l'ho fatto anch'io adulta, i bambini piace tantissimo, non si può sbagliare e anche questa tipologia c'è declinata in varie, diciamo, modalità. Ve lo consiglio comunque anche. Grattar via delle illustrazioni di tipo invernale in estate, perché no, nessuno, non arriva la polizia del libro che ci arresta se usiamo un libro invernale in estate.
Non posso chiaramente esimermi dal citare tra i libri con attività o comunque interattivi tutti quei libri dedicati all'arte, tra cui sicuramente quelli di Hervé Tullet, che possono e dovrebbero, secondo me, essere replicati nella realtà. Quindi i libri di Hervé Tullet, anche i più famosi, quelli in cui si mescolano i colori, ad esempio, sarebbe ed è molto carino, ripetere quelle cose davvero con i bambini, quindi creare un libro a parte dove facciamo materialmente quelle, mescoliamo i colori, chiudiamo la pagina, la incliniamo a destra, a sinistra, quindi ripetiamo quelle attività. È qualcosa che i bambini adorano, basta prendere il libro in biblioteca o comprarlo perché quello piace a tutti e alla fine viene. Si autodistrugge per quanto è usato generalmente e ripetere quelle attività. Vi assicuro che sarà un successo, quindi quello lì, secondo me, è il primo step, la prima cosa da fare. Ma questi libri sono tutti belli e tutti consigliati. Vi consiglio anche di scegliere la versione in inglese, perché no, così magari uniamo l'utile al dilettevole. Bene, spero di avervi dato qualche spunto sui libri con attività. Se avete altre domande, dubbi ulteriori, richieste per altri appuntamenti con Consigliami un libro per, giù in sezione commenti, vi leggo ben volentieri. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!